Bene, siete pronti per gettarvi nella mischia, nelle code vacanziere dell'estate 2010 e fare delle foto incredibili durante le vostre vacanze? Se la risposta è sì e se vi aspettate di tornare indietro con delle foto pazzesche ma con qualche trucchettino pronto da utilizzare e da sfilare dalla manica, allora fate quello che vi indichiamo nei prossimi passaggi. In questo caso lavoriamo con una semplice ma tanto diffusa foto di un tramonto sul mare che, per quanto ben fatta potrebbe sembrare, a prescindere dal fatto che andrebbe raddrizzata un pelino, manca di un po' di vividezza, di un po' di vivacità. Allora, siccome ne abbiamo scattate tipo 56.000 di queste foto durante le vacanze, quello che vogliamo fare è fare un'elaborazione molto molto veloce, quindi ci facciamo un bel duplicato del nostro livello, andiamo sul menu immagine e scegliamo di trasformare l'immagine da RGB a LAB. Non uniamo, ok, così manteniamo il nostro originale inalterato, e di nuovo sul menu immagine scegliamo la voce applica immagine. A questo punto possiamo scegliere tra sovrapponi, luce soffusa o eventualmente, a secondo dell'immagine, anche moltiplica, dipende dall'enfasi e da quanto vogliamo che sia impattante il nostro risultato finale e da quanto la nostra immagine ulteriormente ci permette. Trovata la nostra soluzione migliore, naturalmente, che possiamo gestire attraverso l'opacità, diamo un bel ok e possiamo riportare anche il tutto in assolutamente in RGB senza unire. In questa maniera possiamo comparare oltretutto il nostro risultato finale rispetto all'inizio, che effettivamente risulta un po' spentino.